Padre Eusebio Chini ci ha lasciato un esempio di uno stile di vita che può essere quello di accogliere, di difendere e di essere coerenti con quello che si è, con i valori che si incarnano. Padre Eusebio Chini ci ha insegnato ad accettare la volontà di Dio. Lui voleva andare in Cina e dopo 12 anni di fatiche è arrivato dall'altra parte del mondo, cioè in Messico. E nonostante questo riusciva a dire grazie, grazie a Dio che mi ha fatto essere qui e è riuscito a dare il meglio di sé nella situazione in cui si è trovato. E quindi questa credo che sia uno degli insegnamenti più grandi di Padre Chino, proprio quello di accettare ciò che la vita ci mette davanti e dare il meglio di sé in quel frangente, in qualsiasi frangente. Dopo aver studiato, io ho deciso di andare a vivere insieme a una delle comunità indigene che ha conosciuto anche Padre Chino. E ho vissuto 2 anni in questa comunità indigena facendo un servizio di volontariato insieme ai padri gesuiti. E per me è stata un'esperienza estremamente formativa che mi ha cambiato la vita.